Una splendida cinquantenne che risponde al nome di Porsche 911. Nel 1963 nasceva l'auto più famosa del marchio di Stoccarda ed oggi tutti i possessori di questo modello, dalle prime edizioni a quelle più recenti, festeggiano questo compleanno con incontri e raduni. Anche Perugia è stata coinvolta nell'Italian Tour, con il centro Porsche Giustozzi che ha organizzato un evento davvero originale, coinvolgendo ben 70 Porsche, non solo dall'Umbria, ma anche dalle regioni vicine, per una giornata tra appassionati sulle strade di Perugia e del Lago Trasimeno. Un evento, quello di Perugia, che si è svolto in abbinamento alla classica manifestazione Via col Vento del CAMEP, il club auto e moto d'epoca perugino, che ogni anno raduna le più belle spider d'epoca. Dalle prime 901 del 1963 alle più recenti, è stata una vera invasione al centro Porsche Perugia, punto di ritrovo e di partenza per ammirare le bellezze del capoluogo umbro, portando in pieno centro storico tutta la carovana delle Porsche, per un passaggio nella centrale Piazza Italia e per una sosta nella splendida cornice di San Francesco al Prato, con la visita al Museo dell'Accademia di Belle Arti. Ma l'habitat naturale della 911 è la strada. E una volta lasciata la città, ecco che le Porsche mostrano tutto il loro carattere di sportive per tutti i giorni. Una sosta al castello dei Cavalieri di Malta di Magione e poi via di nuovo verso il lago Trasimeno per assaporare il piacere di uno scenario naturale tra i più belli d'Italia, ma anche per assaporare il piacere della guida. Un gruppo davvero maestoso, quello delle Porsche che hanno percorso le strade attorno al Trasimeno, fotografate ed ammirate da tanti appassionati lungo il percorso. So long to you.
Tappa Umbra dell'Italian Tour di Porsche 911 ha voluto mettere alla prova anche l'abilità di guida e la precisione delle auto attraverso due prove speciali davvero affollate, con il cronometro a fare da implacabile arbitro. La lunga giornata dell'Italian Tour Umbro si è poi conclusa sulle rive del lago Trasimeno, al centro velico di Passignano, tra regate e buon cibo fino all'atto finale della premiazione dei migliori equipaggi nelle prove di precisione, con la sorpresa dove è stata svelata la nuova Porsche Panamera.